Buongiorno a tutti! Oggi nuovo video, ecco, è il mi preparo con voi di questo look. Io spero che vi piaccia, vi lascio il video e ci vediamo alla prossima. Non so se riuscite a vedere, ma mi sono addormentata al sole, quindi mi sono un po' bruciacchiata, quindi un po' il naso e questo lato qui perché il sole ce l'avevo laterale. Ma la sfiga. Vabbè, detto ciò, inizio subito ad applicare questo siero viso riequilibrante della Bioficina Toscana. Perché? Perché io ho l'acne, voi lo sapete, ma era migliorata tantissimo grazie a una cura che mi ha dato il dermatologo. Però ovviamente il dermatologo mi ha detto che io mica ho un'acne normale, mica potevo avere una sfiga normale, no, io praticamente ho l'acne di Maiorca, prendete per stupida, però se andate su internet a cercare è così, è praticamente un'acne che esce fuori ancora di più con il sole, quindi a me il sole non è che fa tanto bene e io ovviamente mi sono addormentata e quindi mi stanno uscendo di nuovo tutti questi brufoletti. Mi sto mettendo questo siero qui perché ho letto che è anche sfiammante, quindi magari avendo all'interno, se non sbaglio, la calendula, estratti biolenitivi. Ho fatto anche i capelli mossi ieri sera, adesso sono una scombinata. Tutto a posto. Applico la crema contorno occhi Epilux anti-occhiaie anti-borse, che mi sta piacendo tantissimo perché è veramente molto rinfrescante. Allora, che dirvi? Faccio questo mi preparo con voi nonostante avessi diversi video da montare perché volevo un po' aggiornarvi perché non carico video da 2 settimane e dopo l'ultimo video sulla dieta dove mi avete massacrato, ma per molte di voi diciamo non è stato capito il mio intento. La mia questa sorta di collaborazione, anche se adesso vi dico che ho riacquistato la dieta, quindi collaborazione, cioè poi io non sono venduta, voi lo sapete se mi conoscete, non. E ci tenevo un attimino a dire una cosa importante. YouTube può essere anche come una televisione, quindi una pubblicità che vedete in televisione, non è che le vostre bambine, le vostre sorelle di 12-13 anni comprano una dieta online e non la fanno vedere ai genitori, cioè il genitore deve essere presente, quindi cioè io non è che non posso parlare di un prodotto perché ho paura poi che questa persona, questo bambino se lo prenda, anche perché io mi sono tolta tutte le responsabilità, cioè nel senso fate quello che volete, io vi ho detto quello che faccio io con la mia vita. È questo YouTube, è una community, è un modo di condividere, non è una sponsorizzazione sempre di prodotti, anzi. Contrario almeno per me, cioè io ho anche un, cioè io ho soprattutto un'entrata a livello economico da un'altra parte, YouTube per quello che mi dà, cioè veramente forse manco un jeans mi posso comprare, quindi non, tra l'altro io non ho mai fatto collaborazione a pagamento, quindi non vedo qual è il problema e non voglio più che si creino quelle situazioni spiacevoli sotto i video perché io veramente faccio video freneticamente, ci metto l'anima quando ho tempo, adesso arriviamo anche a questo. Intanto metto il correttore di Nabla 2.0 che ho riacquistato e non voglio che si creino queste situazioni spiacevoli perché mi fanno soffrire, cioè non dovrei soffrire per queste cose, però cioè, mi dispiace perché quando una persona ti dice. Non ti offende, però ti dice che non sei educativa per le, cioè, ma perché? È una dieta proteica, a mio parere non fanno male, soprattutto questa qui che ha un ottimo rapporto di lipidi, di proteine, fatto bene. Cioè, chi le fa, chi non le fa, cioè, boh. Io l'ho fatta e vi devo dire mi sono trovata molto bene, ho perso 6 kg. E l'ho riacquistata, infatti adesso c'è la mia colazione, adesso ve la faccio vedere. Mi sto trovando bene. Per il viso vado ad applicare un mix di fondotinta, anche se utilizzo più il numero 2 che il numero 1 perché adesso sono più abbronzata, più abbrustolita, ragazzi. Se mi seguite su Instagram sapete che sto utilizzando in questo periodo questi qua,
della linea Actin di Bioniche, perché avendo questo eccesso di sebo, avendo questo grande problema di brufoletti sotto pelle, sono gli unici che reggono di più, hanno il filtro 50 più. L'unica cosa sono le colorazioni, quindi il mio consiglio è sempre di mischiarle, perché il 2 è un po' troppo rossiccio e l'1 è molto chiaro. Chi ha olivastro, il numero 3 è perfetto, e lo dico proprio perché siete fortunate. Quindi io li mischio, cioè prendo prima da uno e poi dall'altro. Quindi vado a togliere questo schifo di rosso. Stasera ho una cena di lavoro e viene il mio capoare alla Roma e quindi devo, diciamo, vedo i miei colleghi e mi porto il cambio perché mi sono sbiancata, lo sapevo. Sono cose che capitano, ragazzi, quindi perché ho preso più il numero uno, dicevo. Viene il mio caparia e facciamo questa cena tra colleghi, che facciamo spesso quando viene lui, e devo rimanere per strada tutta la giornata, quindi mi porterò sicuramente il fondotinta perché non mi piace ritoccarmi, preferisco struccare il viso e ritruccarlo, ma il trucco occhi dovrà durare perché non è che metto a struccare pure gli occhi, anche perché non ho il tempo di rifare il trucco. Allora, comunque, ritornando alla dieta, perché devo fare colazione, se la dovete acquistare, ci sono alcuni alimenti che a me non sono proprio piaciuti, ma altri che mi piacciono tantissimo. Quindi vi sconsiglio la pasta al sugo, che non mi è piaciuta, il sugo non mi piace in generale, la pizza e il purè. Credo che tutti i purè non siano tanto buoni. Ma cosa che mi piace tantissimo sono i biscotti al burro, infatti io ora li ho riacquistati 13 tipo, e i cantuccini, cioè sono qualche cosa di eccezionale. Poi di mattina io mi faccio le mousse al cioccolato perché mi piacciono un sacco, e di giorno, cioè prima mattina quando si vuole qualcosa di dolce, è buonissimo. Ecco qua, tazza numero 1, poi c'ho la tazza numero 2 che è un detossinante fittia, questo qua, che sicuramente avete visto in altri video, in altre foto di tanti noi youtubers, perché hanno inviato tutti, e sarebbero è una tisana, vedete, è così, ed è ha un odore pazzesco perché c'è all'interno è verde cinese, citronella, zenzero, dente di leone, buccia di limone, cilantro, tulsi, fiori di gelsomino, petalo di rose, radice di ginseng, scaglie di ananas e mela. Diciamo che dice che 28 giorni mi fa dimagrire, secondo me semplicemente mi fa sgonfiare un po', come tutte le tisane. Io sono amante delle tisane calde, quindi di solito me le faccio sempre, però mai di mattina, e infatti queste qui consigliano di prenderle al mattino, quindi non è che sia una cosa che è piacevole per me, però la sto provando, è già una settimana che la sto provando. Tra l'altro esce anche, ve la vorrei far vedere, questo infusore fighissimo che è in silicone. Devo dire che il sapore è veramente buono, si lascia in infusione 5 minuti, però è ottimo. Primer occhi di Urban Decay che mi sta terminando. Prima di passare al trucco occhi fisso il tutto con la cipria, e vi insegno un trucchetto su come fare quando siete abbronzate, magari dovete truccarvi comunque, quando magari appunto vi siete sbiancate, avete un fondotinta troppo chiaro e non sapete come fare e ormai l'avete acquistato, come si fa? Dovete sempre fissarlo prima. Poi vado a prendere una terra che è un poco più calda, che è questa qui, Saint-Tropez di Nabla, vedete questo colore? Ho la palettina questa qui dei nuovi blush che utilizzerò in questo video, però tranne Angel, perché Angel non mi è piaciuto tanto, però i blush sono veramente fantastici, mi piace molto anche questo delle ombre, Gotham, e moltissimo questo Saint-Tropez, perché è un marrone caldo, però non è eccessivamente terra bruciata, che... E andate sui contorni, perché sui contorni? Perché dove tendete ad abbronzarvi di più. Quindi infatti se vedete all'inizio del video, io ero più abbronzata qua sotto, ero rossiccia. Quindi sui contorni, non nella parte frontale, perché
La parte frontale deve rimanere sempre luminosa. Poi faccio una sorta di contouring. E mi porto questo contouring anche in questa parte qui, tipo effetto sun stripping, che se mi seguite su Bionique Francia sapete che cos'è. Ho fatto un video su questo. A proposito di questa cosa, non riesco a seguire benissimo questo canale, cioè il mio canale privato, proprio perché le foto, i video per Bionique Francia, cioè mi occupano tanto tempo. Non vi spaventate, adesso sfumiamo tutto. Mi occupano tanto tempo, quindi è un pennello pulito. E non riesco a seguire il tutto perché ci vuole tempo e il tempo libero ultimamente cioè, me ne vado al mare. Stanno i miei al mare, che faccio? Mi metto a fare video e al mare la sera io continuo a lavorare a questo progetto, quindi veramente è qualcosa che non mi aspettavo ci impiegassi tutto questo tempo, quindi spero veramente mi porti da qualche parte perché sennò è stato un flop e tanta energia un po' sprecata. La cosa più brutta è, come dico spesso, che faccio una foto, ci metto un'ora per farla, modificarla, scrivere il post e viene visualizzata su 11.000 iscritti, se 300 o 400 persone. Quindi magari se mi volete sostenere, andate sulla pagina Facebook di Bionique Francia e spolliciate tutte le foto, perché tutte le foto sono pubblicate da me e farina nel mio sacco. Ok, può andare. Magari mi vedo anche con luci diverse, quindi scusatemi se magari mi vedete troppo abbronzata, ma con queste luci non è che si capisce molto. E vado con un mix di questi due blush, che sono Beloved e Impulse. Vado con questi due perché sono caldi. Questo rosa shock attualmente non sta bene sull'incarnato troppo caldo, abbronzato. Quindi seguo sempre un po' lo zigomo, ma mi entro anche all'interno del viso, proprio per dare questo effetto salute abbronzato. Come illuminanti utilizzo questi, che sono di una collezione limitata di MAC, uscita da poco. E vado sia con questo in crema, che però si può utilizzare anche su una base già fissata. Per renderlo ancora più evidente vado con questo, con il pennello di Zoeva meraviglioso 129, questo qua è ventaglio, e faccio un mix dei colori così. Allora, sugli occhi, per questo tutorial voglio farvi vedere in action qualche pigmento di Naked Mirror, che è uno champagne molto luminoso. Vi consiglio sempre di mettere un primer occhi. E poi mi avete chiesto anche in tantissime come faccio ad applicarli. Allora, io solitamente li metto nel tappino, poi faccio giusto uno spruzzo con il Fix Plus, perché mi piacciono da bagnato perché veramente sono meravigliosi. Con un pennello piatto bagno prima il pennello e poi faccio una pappetta. Deve avere una buona consistenza densa, ma nemmeno troppo, perché se non ne mettete troppo e vi fa le pieghe. E diciamo che non è semplicissimo, ma una volta che imparate come applicarlo, e beh. Poi vado con Kensington Gardens e vado in questa parte qua. Voglio dare giusto questo tocco leggero di rosino. Riprendo il pennello che ho usato prima e vado a sfumare questi due colori. Di questo distacco, perché adesso andremo con un bel ombretto prugna e vado ad utilizzare Deep Damson di MAC, che è questo prugna bello scuro, con un pennello affusolato che è il 221 di MAC sempre. Oggi ho deciso di applicare anche Aurora Boreale, che è un altro pigmento con tanti riflessi che vanno sul rosa, sempre un po' da bagnato, e lo metto giusto qui. Ed adesso vado a tracciare una bella riga di eyeliner con quello di Stila in penna, perché è il mio preferito. Cioè,
l'occhio a palla, stupido. Poi metto la matita Magic Pencil in nude. E metto un mascara che mi sta facendo impazzire, che è questo qui di Kiko, che è lo Sculpt Volume Mascara, che ha questo scovolo così. L'ho preso in saldo quando stavano i saldi sui mascara, 3,90 euro. E devo dire che mi piace talmente tanto che voglio prendere il waterproof perché voglio metterlo al mare, anche se non ha un trucco al mare, solo che magari anche per testare un nuovo prodotto resistente all'acqua. Questo è un mascara per chi vuole volume principalmente. Nice, very nice. E poi andiamo un po' a ridefinire le sopracciglia con la matita Mercury di Nabla. La mia preferita e l'ho riacquistata recentemente perché non trovavo più la mia. L'ho persa da qualche sposa sicuramente. Sapete che non mi piace definirle eccessivamente di giorno, ma in generale a me piace anche l'effetto un po' spettinato. Bevo la tisana, lavo i denti e mettiamo il rossetto. Sulle labbra vado a mettere prima la nuova matita di Kiko 414, di queste automatiche che adoro, sono veramente ottime, hanno un rapporto qualità-prezzo fantastico. E poi l'ombretto Speaked with Rhum di Wet n Wild, che è un bel rosa intenso. Poi vado con una velina leggermente. Rifaccio un'altra passata. Allora, questo è il trucco occhi e Liquid Mirror, questo qui è bellissimo, quindi ve lo straconsiglio, è anche Aurora Boreale. Poi vabbè, vi faccio appunto un video con tutti i pigmenti, cioè in tutti gli ombretti minerali che vi consiglio. Le labbra. E niente, questo è il look finito. Io spero che vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio, sono in ritardo e devo sistemare anche i capelli. E alla prossima!